qui con la dottoressa Sansone Matilde dell'ambulatorio malattie infettive e AIDS. Dottoressa, ostetrice ginecologia, dottoressa, ci racconti la vostra esperienza soprattutto negli ultimi anni? Qualcosa è cambiato? Le donne sono più consapevoli, sono più preparate? Ci racconti? Allora, molte cose sono cambiate. Dal punto di vista assistenziale sicuramente abbiamo molte più armi per far fronte sia al rischio di infezione verticale dalla madre al bambino, sia per quanto riguarda il controllo delle patologie ginecologiche correlate all'infezione d'HIV. Allo stesso tempo però purtroppo assistiamo negli ultimi anni a un calo dell'attenzione proprio rispetto a quella che è la prevenzione dell'infezione d'HIV, e quindi contrariamente a quello che ci aspetteremmo, quindi con diminuzione dei nuovi casi, diminuzione delle infezioni conclamate, noi invece ci troviamo ad affrontare ancora delle problematiche anche in emergenza, cioè di pazienti che scoprono al momento del parto di essere sieropositive, per cui bisogna mettere in atto tutte quelle che sono le nostre manovre preventive in modo molto rapido e sicuramente non coordinato, come quando sappiamo già dall'inizio che la paziente ha un rischio di trasmissione verticale e quindi possiamo fare terapia antiretrovirale, programmare un parto cesareo spontaneo a seconda delle condizioni viroimmunologiche della paziente e quindi preservare la salute della mamma e del bambino. Quindi quello che noi in genere esortiamo nei nostri incontri e nel nostro ambulatorio è una maggiore consapevolezza rispetto al sentirsi a rischio, perché sicuramente lo screening, essendo ormai non più nelle fasce a rischio tossicodipendenti, prostitute, ma essendo ormai la trasmissione via eterosessuale, non riconosce la donna stessa, nel caso specifico mio occupandomi di donne, di sentirsi a rischio e quindi scopre molto spesso la malattia in occasione della gravidanza. Quindi esortiamo tutti, quindi le donne in particolar modo e anche i nostri stessi colleghi, a cercare almeno nelle donne, nelle gravide, di attuare sempre lo screening dell'HIV, quindi un test che è gratuito, ripetibile nel terzo trimestre di gravidanza e che permette sicuramente di gestire meglio la paziente, di darle la possibilità successivamente di curarsi, di controllare il partner e gli altri figli e poi anche di preservare la salute del nascituro, con un rischio di trasmissione, come faremo vedere, che dal 40-50% senza sapere di essere positiva, quindi senza poter mettere in atto i mezzi preventivi, scende drasticamente all'1%, meno dell'1%, quindi diciamo che noi possiamo, sapendo che una donna è sieropositiva in gravidanza, azzerare quindi, e mettere in atto delle procedure che sono salvavita. Grazie mille.